Ciao, ti do il benvenuto nella mia cucina. Oggi ti faccio vedere come faccio io il pan di Spagna. Gli ingredienti sono 5 uova grandi intere, 75 g di farina, 75 g di fecola di patate che gli dà la morbidezza, 150 g di zucchero, un pizzico di sale e una bustina di vanillina. In questa ciotola verso 5 uova e inizio a frullare. L'ideale sarebbe avere la planetaria. Io al momento utilizzo questa. Battiamo bene per circa 2-3 minuti e dopodiché piano piano iniziamo ad aggiungere lo zucchero. Aggiungo anche la vanillina. Iniziamo a versare un po' alla volta lo zucchero. Adesso non resta che montare bene tutto il composto per circa 15 minuti. A questo punto ecco il risultato del composto molto spumoso come risulta. A questo punto inseriamo, aggiungiamo la farina e la fecola. Mi raccomando, importante che dobbiamo setacciare tutte e due. Questo è un procedimento da fare assolutamente, quindi setacciamo sia la fecola che la farina. E poi siamo pronti per infornarla. Forno 160 gradi, circa 40-45 minuti, poi dipende sempre dalla tipologia di forno, ma indicativamente siamo su quel minutaggio lì. Con una frusta devo inglobare il tutto con un movimento così, in questo modo, dal basso verso l'alto. Mi raccomando che è importante per evitare che il composto si smonti. Quindi cerchiamo di fare bene tutto il passaggio, inglobiamo tutto il nostro composto. Dopodiché, tortiera imburrata e infarinata. Lo mettiamo appunto in forno a 160 gradi per 40-45 minuti, facciamo una prova a stecchino per vedere che sia tutto a posto e poi vi faccio vedere il risultato finale. Ecco, questo è il risultato finale. Io solitamente non lo faccio troppo alto perché preferisco quando farcisco la torta e farlo solamente a uno strato, quindi questa è la mia scelta. Ciao, alla prossima!